questa stagione è iniziata in modo molto diverso rispetto a quella passata, nel senso che l'anno scorso siamo partiti, diciamo, nuovamente da un punto zero, quest'anno invece lavoriamo già su quello che abbiamo costruito l'anno scorso, quindi tra virgolette è più facile, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di continuare a migliorare, soprattutto in palestra con i ragazzi. L'anno scorso siamo partiti, come dicevo, da zero e i gruppi erano, diciamo, qualitativamente inferiori a quest'anno. Quest'anno invece partiamo da una base qualitativamente maggiore, perché grazie alla collaborazione, diciamo, sempre più intensa con Castel San Giovanni, siamo riusciti a creare dei gruppi migliori, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico. E questo ci stimola molto, appunto, per dare sempre maggiore qualità a tutte le nostre squadre ed avere un impegno sempre maggiore in palestra. Sì, appunto, la collaborazione con Castel San Giovanni ci dà la possibilità di avere dei gruppi più numerosi e, come dicevo prima, anche più qualitativi. E questo in palestra fa solo che bene. Riusciamo ad avere allenamenti di squadra più intensi, più qualitativi, però quest'anno abbiamo iniziato, soprattutto nell'ultimo mese, un lavoro anche individuale sui ragazzi, andando, diciamo, a suddividere il lavoro nei vari gruppi per ruolo, per i ragazzi più grandi, o scaglionando, diciamo, i singoli gruppi per i più piccoli, per andare a incidere sempre maggiormente dal punto di vista tecnico e dare modo ai ragazzi di migliorare sempre di più. Allora, da quest'anno ho deciso per scelta di calarmi nuovamente dopo tanti anni nei gruppi più giovani, diciamo, del settore giovanile. Quindi sono ripartito dall'Under 13 e l'Under 14. L'Under 13 è un gruppo che ovviamente viene dal percorso mini basket e quindi ha bisogno di cominciare un discorso un po' più tecnico e a fatica ci stiamo riuscendo, nel senso che i bimbi, i ragazzini, diciamo, vengono da un'infarinatura di giochi e mini basket, e invece la mia impronta da quest'anno, diciamo, è un po' più tecnica, un po' più specifica. E il gruppo è composto da una dozzina di ragazzi di cui sono molto contento e spero che arrivi anche qualche risultato che a loro dà sicuramente molta fiducia e molto entusiasmo anche nel venire in palestra, ma al di là dei risultati, che trovano il tempo che trovano, stiamo lavorando molto bene in palestra. Allora, con l'Under 14 il percorso continua dalla scorsa stagione. Grazie alle collaborazioni instaurate la scorsa stagione, diciamo, il gruppo è aumentato numericamente e anche qualitativamente. Lavoriamo con un gruppo di una quindicina di ragazzi e il gruppo, devo dire che dalla scorsa stagione in poco tempo è cresciuto tantissimo. È un gruppo dove ci sono ragazzini che giocano da poco più di un anno e di cui sono molto contento, e quelli che invece giocano con noi già da più tempo e che hanno già fatto il percorso mini basket sono ulteriormente contento, perché stanno facendo dei progressi tecnici fantastici. Con loro il campionato è già iniziato e con loro abbiamo cominciato, è il primo gruppo con cui ho cominciato un percorso di allenamento individuale, nel senso che i ragazzini, oltre all'allenamento di squadra, vengono chiamati 30-45 minuti prima e magari lavoriamo più nello specifico sulla tecnica. Per quanto riguarda la collaborazione con Castel San Giovanni, è sempre più attiva e sempre più specifica, nel senso che quest'anno alcuni gruppi sono composti, diciamo, da ragazzi di Piacenza, nostri tesserati, ma anche da ragazzi di Castel San Giovanni che vengono da noi in prestito. Parlo nello specifico del gruppo Under 18, che ha una forte presenza di ragazzi tesserati per la polisportiva castellana in prestito da noi, e anche l'Under 16. L'Under 18 in più, come campo di gioco, ha appunto il palazzetto di Castel San Giovanni. Questa collaborazione, nata qualche anno fa, è sempre più stretta con noi e riguarda anche la prima squadra di polisportiva castellana, nel senso che nella Serie D giocano alcuni ragazzi che provengono dal nostro settore giovanile.
Speriamo che questa collaborazione sia sempre più stretta e che in futuro la Serie D, comunque la prima squadra e parte delle giovanili di Polisportiva Castellana continuino a confluire sia nelle nostre giovanili e i nostri ragazzi possono confluire magari un domani appunto nella loro prima squadra.